Basta. Grazie Presidente. Fratelli d'Italia, sin dall'inizio, si è mossa con grande senso di responsabilità, proprio perché è consapevole dei gravi rischi di cui corre il nostro Paese, più di qualunque altro Paese in Europa. Che qualche grave errore sia stato commesso è evidente a tutti. Che qualche grave errore sia stato commesso nel sottovalutare prima il pericolo è evidente a tutti. Che qualche errore è stato commesso nel creare eccessivo allarmismo è evidente a tutti e lo hanno detto anche esponenti della maggioranza in questa sede. Di questo, delle responsabilità di quello che è accaduto, avremo tempo di parlarne a crisi superata. Oggi noi dobbiamo capire come uscire dall'angolo, perché è evidente a tutti che oggi l'Italia appare nel mondo come il paese che ha propagato il pericolo, come il paese untore. Se avessimo noi posto in quarantena da subito, come fu consigliato, tutti coloro che provenivano dai paesi colpiti, cioè dalla Cina, forse non saremmo poi stati, paradosso, ad essere noi sottoposti a quarantena dalla Cina. Tale che il messaggio nel mondo è che l'Italia sia il focolaio della crisi. Questo messaggio deve essere combattuto subito e in maniera unitaria. Ed abbiamo apprezzato il fatto che ieri, quando Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia denunciarono per primi la campagna di aggressione condotta contro l'Italia da una televisione francese, dalla Francia, il governo abbia subito reagito in maniera unitaria. Però, come ci dice l'ideogramma cinese, da ogni crisi vi è anche un'opportunità. L'ideogramma cinese della crisi è simile a quello dell'opportunità. E qual è l'opportunità che ci viene da questa grande, direi drammatica lezione che incombe sull'Italia? La prima lezione e la prima opportunità è che tutte le forze politiche debbono capire, quando l'Italia è minacciata, che bisogna essere responsabili e uniti nella reazione. Noi un piccolo esempio l'abbiamo dato in questa occasione. Ci auguriamo che anche le altre forze politiche e soprattutto la maggioranza comprenda che bisogna essere uniti e reagire insieme quando l'Italia è sotto attacco. La seconda lezione è quella che riguarda l'emozione. I dati scientifici sul vaccini sono emblematici. Uno studio scientifico pubblicato il 31 luglio del 2019, a firma di 8 grandi luminari italiani, tra cui proprio Walter Ricciardi, ci dice in relazione ai vaccini mancati, questo studio scientifico ci dice che negli anni 2013-2017, lo dico quasi sottovoce, ci sono stati 80.000 morti in Italia come conseguenza dell'influenza, 80.000 morti, di cui 24.981 solo nell'ultimo anno analizzato, l'inverno del 2016-2017. Quindi, l'altra grande lezione è che bisogna smetterla nell'alimentare le emozioni, per esempio, contro i vaccini e la scienza, perché il nostro Paese ha già pagato molto, troppo, per questa tendenza della politica a strumentalizzare. La terza lezione che dobbiamo trarre da questa è che bisogna reagire con tempestività. Quando si parla di mondo globale, si parla di villaggio globale. Se avessimo reagito insieme subito
con la quarantena, non ci saremmo ritrovati sotto quarantena. Se avessimo reagito subito nella comunicazione efficace, non ci saremmo ritrovati sotto campagna di comunicazione aggressiva da parte di altri paesi. Infine, dato che ho pochi secondi, la quarta reazione che dobbiamo trarre è che bisogna reagire subito sul piano economico, perché la vera crisi, che è quella economica e sociale, è dietro l'angolo. I dati già di gennaio erano inquietanti, 40.000 disoccupati in più e una crescita di appena lo 0,3%. I dati che ci preannunciano gli indici di statistica sono terrificanti. L'Italia rischia di entrare in recessione e di trascinare nella recessione il resto d'Europa. Allora, per reagire a questo e per fare di questa crisi un'opportunità, c'è bisogno che la classe dirigente del nostro Paese sappia essere unita nelle prossime settimane, non reclamare qualche sforamento del deficit. Le chiedo 30 secondi per questo concetto molto semplice. Non per reclamare qualche sforamento nel deficit, che poi dovremo comunque ripagare perché aumenta il debito pubblico e lo spread, ma nel cambiare il paradigma europeo che questa crisi ha messo a nudo. Cioè, noi dobbiamo andare in Europa, forti di quello che stiamo subendo, per chiedere insieme agli altri in Europa che cambi la politica europea sugli investimenti e sulla stabilità, oggi più che mai, proprio perché l'intera Europa rischia di andare in recessione con noi, nella terza e più grave recessione globale di questi anni. È il momento per rimettere in discussione i fondamentali di un'Europa fallace, che non riesce ad essere protagonista nelle condizioni globali, proprio perché si è legata le mani sul piano degli investimenti e dello sviluppo, e quelle mani oggi noi dobbiamo liberarle. È iscritto a parlare il senatore Pitt.